Daniele D'Alessandro, esponente di punta dei Giovani Democratici del PD, in collegamento per il nostro telegiornale Speciale News. D'Alessandro in linea? Eccomi, sono, ci sono Mimmo, saluto te e tutti gli ascoltatori. Allora, D'Alessandro, è stato dunque un risultato soddisfacente per il Partito Democratico, avete ottenuto questo importante risultato al primo turno, abbiamo sentito i senatori in precedenza, adesso sentiamo il lato giovanile del PD, come avete accolto questo importante risultato? Beh, Mimmo, con grandissimo entusiasmo ci presentiamo al ballottaggio con un margine di scarto rispetto alla coalizione dei nostri avversari politici. Importante, ma la novità, secondo me, più bella è quella che poi Cerignolari dovranno premiare in sede di ballottaggio, è proprio il fatto che a raccogliere il maggior numero di preferenze nelle liste collegate allo sgarro sindaco sono stati proprio i giovani. Io parlo dei giovani del Partito Democratico, io come primo degli eletti, secondo degli eletti una donna che è Teresa Cicolella, e poi ancora Maria Di Biceglia, l'avvocato di Tommaso, che comunque, insomma, parliamo di una donna nel pieno della sua attività, ma anche la lista Sgarro, penso all'importante risultato raggiunto da Anna Maria Mirra, da Mario Rendine. Insomma, la prospettiva in caso di vittoria del centro-sinistra di Tommaso Sgarro è quella di un consiglio comunale praticamente completamente rinnovato per età e competenze. Quindi, insomma, spero che i Cerignolai premino questa scommessa e questo progetto. Le volevo chiedere, D'Alessandro, vi aspettavate alla vigilia un risultato così, in tutta sincerità? In tutta sincerità, ci aspettavamo un buon risultato, non ce lo aspettavamo così, così positivo. Ci aspettavamo un testa a testa, che è un po' è stato il sentire comune, di tutta la popolazione dei cittadini di Cerignola, però arrivare con questo margine, no, è stata una sorpresa anche per noi, segno di una campagna elettorale bellissima che abbiamo fatto, piena di colore, poesia, entusiasmo. Partivamo forse dietro, ma abbiamo recuperato e sorpassato perché abbiamo un'energia che, le altre coalizioni non hanno. Forse mi permetta di dire anche un'altra cosa, forse potrà anche confermare o smentirmi, forse voi siete stati gli unici come partiti in campo ad evitare quantomeno le polemiche, mi sbaglio per caso? Assolutamente no, Mimmo. Noi siamo stati l'unica coalizione a presentare innanzitutto un programma. È il programma è importante, soprattutto quando è costruito dal basso, cioè dalla partecipazione di circa 300 cittadini che hanno contribuito a scriverlo. Perché per quanto competente possa essere io, per quanto competente possa essere Tommaso Sgarro e tutti gli altri membri del partito, insomma, di certo non raggiungiamo la tecnicalità che possono raggiungere 300 persone, 300 cittadini riuniti a scrivere questo programma. E quindi ovviamente abbiamo lasciato le polemiche, le provocazioni agli altri, cercando di insistere sulla proposta piuttosto che sulla critica. Ne siamo orgogliosi di questo. Un'ultima domanda, poi naturalmente la lasciamo ringraziandolo anticipatamente per essere intervenuto al nostro telegiornale. Una domanda che ormai stiamo facendo a tutti i nostri ospiti che si stanno alternando in queste ore dopo il postvoto. Cosa potrebbe succedere tra 2 settimane? Ancora una vittoria vostra oppure un colpo di scena clamoroso? Ma io penso che adesso, a partire da domani, ma già da oggi lo stiamo facendo, noi ritorneremo tra le strade di Cerignola, nelle case, casa per casa, azienda per azienda, strada per strada, a presentare il nostro progetto. Io credo che ce la faremo, io sono ottimista, penso che quel gap sia difficile da colmare per i nostri avversari politici. Io lo dico anche agli ascoltatori, sono fiducioso, io penso che Cerignola stia rialzando la testa, tiene la schiena dritta e questa può essere davvero una nuova alba, una nuova primavera. Staremo a vedere allora cosa succederà tra 2 settimane. Daniele D'Alessandro, grazie per essere intervenuto al Grazie a nostro te, Mimmo. telegiornale. Buon lavoro. A te.